una risposta più esauriente. Però come dice la parola, che lei ha ricordato più volte, è un avviso pubblico, quindi non dico quale ministero ci possa essere. Seconda cosa, 15 giorni. I 15 giorni sono stati ritenuti sufficienti affinché arrivassero un numero adeguato di domande come poter scegliere le varie professioni. Naturalmente quello che posso assicurare è che tutto si sarà svolto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, visto anche tutti i controlli che ci possono essere che ci saranno. Quindi se lei mi va a preferire questa interrogazione anche domani mattina, ci sarà una risposta rapidissima, in tempi brevi. Va bene, la ringrazio. Per quanto riguarda il problema dello spirito marino di Pace Ludovico della Storia, io proprio stamattina ho parlato con la madre superiore dell'ospizio, la quale ritiene che si stia sollevando un polverone eccessivo e ingiustificato. Dice che non ci dobbiamo preoccupare, ricordo le testuali parole, che non ci dobbiamo preoccupare perché la struttura rimarrà al servizio dei poveri e degli anziani. Gli anziani momentaneamente sono trasferiti in altre strutture grazie al comune di Napoli che sta trasferendo mezzi propri con autovetture eccetera affinché si possano fare i lavori di ristrutturazione. Diceva la suora che se ci sono gli anziani nella struttura occorrono 5 anni, se invece gli anziani sono trasferiti presso altre strutture, i lavori saranno conclusi in un anno. Naturalmente alla richiesta se gli anziani saranno un'altra volta accolti nella casa, che torneranno un'altra volta nell'ospizio, la suora diceva di non sapere il futuro quale sarà. Quindi penso che lasciare le cose che lo decidono loro come sue, come proprietari dell'immobile. E poi diceva, se volete altre spiegazioni, se volete altre cose, dovete andare a Roma a parlare con la madre generale. Quindi sicuramente ci sarà un progetto che noi non conosciamo. Chiede di intervenire ancora il consigliere. Diciamo che i tempi per rispondere alle interrogazioni sono quelle che sono state prese da questa amministrazione per rispondere alla nostra interrogazione sulla Bibon biblici e che vanno ben al di là di quelli stabiliti dal regolamento. Preferisco, avendo una interlocuzione molto pacifica se possibile, proporre le questioni direttamente in Consiglio Comunale in maniera tale da avere una risposta immediata. Rispetto alla trasparenza dell'avviso pubblico, nessuno nessuno del Partito Democratico, né tantomeno il sottoscritto, ha mosso dubbi in merito, diciamo, alla legittimità e alla trasparenza dell'avviso pubblico. La questione era un'altra, forse lei non l'ha intesa, ed è questa, per una ragione di, come dire, di opportunità. Quella di allargare i tempi di presentazione delle domande, delle istanze di disponibilità, semplicemente per dare una diffusione maggiore agli avvisi pubblici compatti da questa amministrazione, semplicemente per dare la possibilità a quante più persone e a quante più cittadini di partecipare alla procedura senza l'avviso pubblico. Per quanto riguarda invece la nostra malattia, voglio ricordare al sindaco Cazzola, e io qua ho l'emendamento proposto dal Partito Democratico, che quando il Consiglio Comunale adottò la delibera che istituiva il bilancio sociale, il Partito Democratico, in un'ottica di riduzione dei costi, e su questo aspettiamo la risposta alla domanda formulata dal consigliere Pucci in merito ai costi della linea della relazione del PUC, il Partito Democratico, forse pensando male, propose ai consiglieri comunali un emendamento, un atto di indirizzo che fu bocciato,
cui si chiedeva al Consiglio Comunale dell'amministrazione di applicare il bilancio sociale, tant'è che noi mi sembra che abbiamo votato a favore, ad un'unica condizione, che i costi dovevano essere zero, quindi i tecnici che dovevano porre il bilancio sociale dovevano essere individuati con personale interno. E dunque, sempre in quell'emendamento bocciato da questo Consiglio Comunale, noi decidemmo di non prevedere ulteriori costi aggiuntivi relativi alla formazione del gruppo di lavoro e a eventuali rapporti tra gruppo di lavoro e sistema informatico che comunque è già presente nell'ente e che mi sembra venga pagato anche in maniera abbastanza consistente. Quindi, rispetto a queste questioni, io ho chiesto al sindaco di intervenire e darci una risposta. E anche in riferimento a un regolamento che è pubblicato sul sito e quindi è legiferato, che nel caso in cui il comune, l'amministrazione deve designare rappresentanti presso enti, aziende e società con soldini riferibili al comune, deve seguire una strada che è quella stabilita dall'articolo 5, come chiamato precedentemente. Anche rispetto a questo, siccome precedentemente questa strada non è stata seguita e il sindaco ha designato direttamente senza scontare i passaggi in commissione, così come stabilito dal regolamento, volevo sapere se l'amministrazione intende procedere così come ha fatto precedentemente o vuole cambiare rotta e applicare un regolamento attuato in Consiglio Comunale e che, ripeto, sta sul sito e quindi è facilmente consultabile. Un'ultima domanda a cui lei non ha risposto riguarda l'istituto della revoca che è applicabile nel momento in cui gli insegnanti non relazionano semestralmente con missioni rispetto agli obiettivi e agli indirizzi. A me non mi pare che in questo Consiglio Comunale abbiamo discusso di relazioni partner e quindi in questo caso ho previsto il sito della REO. Volevo sapere se il sindaco aveva intenzione di applicare il sito della REO o meno. Domande precise e